Sostenere sinergie tra mondo della ricerca, delle istituzioni e delle imprese, fare rete a più livelli per un unico obiettivo, aiutare il territorio ad essere più competitivo. È quanto emerso dalla tavola rotonda Università e Territorio nel tempo della crisi, un momento di approfondimento che ha preceduto la consegna dei premi della 9ª edizione del concorso Studi e Ricerche sulla Basilicata, promosso dal Consiglio regionale. Non bisogna farsi scoraggiare dal momento un po' negativo, anzi bisogna mettere assolutamente insieme tutti questi centri, l'università, le imprese private. Intervenuti al dibattito, oltre al presidente Folino e all'assessore alla formazione Viti, i referenti di Unibas, CNR, Confindustria Basilicata, Basilicata Innovazione, hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa che continua ad investire nella cultura finanziando tesi di laurea meritevoli di dare una lettura del territorio attenta e profonda. Attingere al mondo dell'Accademia, in questo caso al mondo degli studenti universitari che concludono con una tesi su aspetti specifici della nostra regione, può aiutarci a capire meglio le problematiche ma anche a rafforzare l'identità di questa regione.